del periodo e quindi anche le ferie, grazie a Dio, arrivano per tutti e meno male davvero che arrivano anche queste e possiamo anche riposarci un attimino. Allora, intanto chiamo Francesco, così leggiamo il versetto. Giovanni 5:26. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Amen, amen. E poi stamattina abbiamo letto, per l'intercessione, abbiamo letto il Salmo 29. Salmo 29 che vi consiglio davvero di leggere perché mi ha colpito un versetto, il versetto finale. Arrivo, adesso ve lo leggo. Il versetto finale che dice: Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo donandogli la pace. E siamo qui per questo, no? Siamo qui per questo, perché il suo popolo, che siamo noi, vogliamo, desideriamo la sua pace, no? Vogliamo la pace del Signore nelle nostre vite, nelle nostre famiglie. E prima dice una cosa importantissima, parla di che cosa fa la voce del Signore. La voce del Signore fa tremare il deserto, la voce del Signore fa partorire le cerve, la voce del Signore fa guizzare i fulmini, e la voce del Signore rompe i cedri. Leggetelo perché noi siamo qui per ascoltare quella voce attraverso la lode, l'adorazione, attraverso ciò che il Signore ha donato al diacono Davide. Siamo qui per questo, siamo qui per ascoltare la voce del Signore. E quindi alziamoci in piedi, così iniziamo. Lodando e ringraziando il Signore, apriamo i nostri cuori, gettiamo via i pensieri che abbiamo, che magari ci tendono a portarci lontano da ciò che stiamo facendo adesso. Abbiamo 2 ore, guarda, 1 ora e mezza. Dedichiamo questa 1 ora e mezza a Lui e cerchiamo veramente di non pensare ad altro se non a stare lì, lì davanti. Amen. Alleluia, infatti siamo proprio qui solo ed esclusivamente per Lui. E che siamo in tre o che siamo in 10.000, il Signore è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E la sua potenza è la stessa ieri, oggi e in eterno. Ciò che ha fatto con Abramo lo può fare oggi con noi, lo farà tra 1.000 anni se ancora ci sarà questa terra. E il Signore è colui che è sempre lo stesso, che non cambia, che non delude mai, che mantiene le sue promesse, che è meraviglioso e che è grande. E questa prima parte del culto, approfittiamone per poter in un certo senso rendergli ciò che gli ha dovuto, la lode e la gloria. Questo è un momento in cui lui deve essere sommamente, grandemente esaltato ed è anche un momento nel quale il Signore opera segni, miracoli e prodigi, perché nella lode c'è potenza, nella lode c'è magnificenza, nella lode si muovono i carri celesti, nella lode accadono cose meravigliose. A noi non deve interessare ciò che accada, a noi deve interessare sapere che la volontà di Dio sarà fatta come in cielo qui sulla terra. E vi voglio leggere questo versetto da Apocalisse 1:18. E il Signore dice: Io sono il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre. Ho la morte in mio potere. Il mio potere è il mondo dei morti. Alleluia. E un'altra traduzione dice: Sono vivo. Ero morto, ma sono tornato in vita e la mia vita è per sempre. Vedi queste chiavi nelle mie mani? Aprono e chiudono le porte della morte, aprono e chiudono i cancelli dell'inferno. Il Satana credeva di aver sconfitto Gesù nel momento in cui è stato crocifisso, ma invece Gesù è risorto, è vivente, ha distrutto per sempre la morte, alleluia, e ha privato di ogni forza ogni principato e potestà dell'aria. Quindi qualsiasi cosa ci stia accadendo è o voluto o permesso dal Signore che ha tutto perfettamente sotto controllo. Quindi è importantissimo che noi, figli di Dio, sappiamo che Lui è sovrano, Lui è supremo, Lui è Signore di tutto, che Lui ha la corona della vittoria, che Lui è il vivente che vive qui oggi e di conseguenza possiamo lodarlo, innalzarlo, dichiarando che Lui è colui che spezza le catene, che Lui è colui che davvero ci ha dato libertà e ci dà la possibilità di intercedere per le nostre famiglie, per la nostra
nostra città, per la nostra chiesa, per la nostra nazione, per le nostre regioni, per qualsiasi argomento, vedendo sempre la vittoria e il trionfo. Noi partiamo da una posizione di vittoria e da questa posizione innalziamo e lodiamo il vivente questa mattina. Non facciamoci scoraggiare dalle circostanze o dal numero di persone. Qui con noi c'è il Dio vivente, colui che ha in mano le chiavi della morte, che è morto ed è risorto in gloria. Amen. Gesù vive. Gesù vive. Alleluia. Grazie Signore che tu vivi e l'inferno è sconfitto. Le chiavi sono nelle tue mani, Signore. Tu vuoi e permetti affinché il tuo regno vada avanti qui su questa terra. Noi diciamo che la tua volontà sia fatta come in cielo questa mattina qui a Fonte di Vita e nelle nostre vite, perché il tuo regno trionfi, alleluia. Gesù vive e l'inferno è sconfitto. Gesù vive e la morte non c'è più. Gesù vive, il peccato è stato vinto. Gesù vive, la sua tomba vuota è. Alleluia! Gesù vive e l'inferno è sconfitto. Gesù vive e la morte non c'è più. Gesù vive, il peccato è stato vinto. Gesù vive, la sua tomba vuota è. Ci guarisce e ci libera, ci perdona e ci salva. Le catene spezzerà e gli schiavi libererà. Gesù vive, la sua tomba vuota è. Gesù vive e l'inferno è sconfitto. Gesù vive e la morte non c'è più. Gesù vive, il peccato è stato vinto. Gesù vive, la sua tomba vuota è. C'è vittoria e c'è libertà, c'è conforto e c'è gioia. Tutti insieme danzeremo, le sue lodi canteremo. Gesù vive, la sua tomba vuota è. Gesù vive e l'inferno è sconfitto. Gesù vive e la morte non c'è più. Gesù vive, il peccato è stato vinto. Gesù vive, la sua tomba vuota è. Gesù vive e l'inferno è sconfitto. Gesù vive e la morte non c'è più. Gesù vive, il peccato è stato vinto. Gesù vive, la sua tomba vuota è. C'è vittoria e c'è libertà, c'è conforto e c'è gioia. Tutti insieme danzeremo, le sue lodi canteremo. Gesù vive, la sua tomba vuota è. Gesù vive e l'inferno è sconfitto. Gesù vive e la morte non c'è più. Gesù vive.
adoriamo il vivente, il grande vivente. Tu sei l'eccesso, hai trionfato, alleluia, con la tua risurrezione, su ogni potenza, alleluia, tu sei superiore, tu sei il re, tu sei il Signore, tu sei grande, meraviglioso, hai sconfitto la morte e noi viviamo nella tua grande vittoria, tu vivi. Gesù vive e l'inferno è sconfitto. Gesù vive e la morte non c'è più. Gesù vive, il peccato è stato vinto. Gesù vive, la sua tomba vuota è. Gesù vive, la sua tomba. Gesù vive, la sua tomba. Gesù vive, la sua tomba vuota è. Alleluia! Grande sei, Signore. Amen, amen, amen. Tutto questo però, alleluia, diventa vivo nella nostra vita se noi ce ne appropriamo per mezzo della fede. Signore, io credo che dove c'è malattia, tu sei guarigione. Io credo che dove c'è prigione, tu sei liberazione. Io credo che dove c'è peccato, tu sei perdono. Perché dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda, alleluia. Dove ci sono i prigionieri, tu sei la libertà e la salvezza, alleluia. Dove c'è sconfitta apparente, tu sei la vittoria e porti il trionfo. Dove c'è tristezza, tu sei conforto, alleluia. Dove c'è tristezza e depressione, tu sei gioia, amen. E tu sei qui in mezzo a noi per guarire, per liberare, per rompere ogni forza del male, per guarire, per liberare la nostra anima affinché andiamo a guarire e liberare gli altri, amen. Grazie Signore che tu sei in mezzo a noi, lo crediamo con tutto il cuore, alleluia, alleluia. Grande sei Signore, grande la tua potenza, amen. Proclamalo insieme a me. Tu sei qui in mezzo a noi. Amen. Gloria al tuo nome. Alleluia. Amen. Il Signore è in mezzo a noi. Il Signore è in mezzo a noi. Per guarire, per liberare, per rompere ogni forza del male, per guarire, per liberare la mia anima. Amen. Il Signore è in mezzo a noi. Il Signore è in mezzo a noi. Per guarire, per liberare, per rompere ogni forza del male, per guarire, per liberare la mia anima. Alleluia! Il Signore è in mezzo a noi. Il Signore è in mezzo a noi. Per guarire, per liberare, per rompere ogni forza del male, per guarire, per liberare la mia anima. Signore, pensa a noi, per guarire e liberare. Grazie Padre che i muri crollano, grazie Signore, alleluia per la tua vittoria. Per guarire, per liberare, per rompere ogni forza del male, per guarire, per liberare la mia anima. Per guarire, per guarire, per liberare, per rompere ogni forza del male, per guarire, per liberare la mia anima. Per guarire, per liberare, per rompere ogni forza del male, per guarire, per liberare la mia anima. Amen, amen, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia. Ti diamo gloria, Signore. Ti diamo gloria, Signore. Ma da chi andremo? Solo tu hai parole di vita eterna, Signore Gesù, alleluia. E tu sei in grado di trasformare le tombe in giardini pieni di fiori. Tu sei in grado di mutare delle ossa secche in eserciti trionfanti, alleluia. Tu sei colui che forma strade nei mari. Tu sei colui che muta il lutto in danza. Tu sei colui che trasforma ogni circostanza. La tua Chiesa, Signore, ti innalza, ti esalta. Crede in te, crediamo in te, speriamo in te e sappiamo che non c'è nulla, nulla meglio di te. Alleluia, nessuno, niente. Amen. Oh, gloria a te, Signore. Alleluia. Stato nel mondo, ma non mi ha riempito, non sono abbastanza, le vuote lodi degli uomini e i tesori svaniscono. Poi sei arrivato tu, alleluia, hai ricomposto i miei pezzi. Ora nel tuo amor ogni desiderio mio è soddisfatto. Non c'è nulla meglio di te, non c'è nulla meglio di te, non c'è nulla, nulla che è meglio di te. Non c'è nulla, Signore, non c'è nulla, nulla, Signore. Paura non ho che tu mi veda debole, perché tu mi conosci. Fallimenti e difetti tu li hai visti tutti e mi chiami ancora amico. Perché il Dio delle montagne è il Dio delle valli, tu non cambi mai. Non c'è luogo in cui l'amore e la grazia tua non mi possono trovare. Non c'è nulla meglio di te, non c'è nulla meglio di te, non c'è nulla, nulla che è meglio di te. Non c'è nulla meglio di te, non c'è nulla meglio di te, non c'è nulla, nulla che è meglio di te. Muti il lutto in danza, amen. Dai bellezza per cenere, muti vergogna in gloria, lo puoi fare solo tu. Muti il lutto in danza, dai bellezza per cenere, amen. Muti vergogna in gloria, lo puoi fare solo tu. Muti tombe in giardini, alleluia. Muti ossa in eserciti, formi strade nei mari, lo puoi fare solo tu. Lo puoi fare solo tu. Non c'è nulla meglio di te, non c'è nulla meglio di te, non c'è nulla, nulla che è meglio di te. Non c'è nulla.
nulla, nulla che meglio di te. Alleluia, tu muti donne in giardini, muti donne in giardini, muti ossa in eserciti, porti strade nei mari, lo puoi fare solo tu. Muti tombe in giardini, muti ossa in eserciti, alleluia, porti strade nei mari, lo puoi fare solo tu. Lo puoi fare solo tu, lo puoi fare solo tu, solo tu, solo tu, solo tu, solo tu. Alleluia, gloria, gloria a te, Signore. Tu puoi fare ogni cosa. Tu puoi fare cose grandi, Signore, non c'è nulla meglio di te. Alleluia, per la potenza del tuo spirito. Tu puoi fare ogni cosa. Alleluia, grazie, Signore. Alleluia. Muti il lutto in danza. Amen. Dai bellezza per cenere. Amen. Muti vergogna in gloria, lo puoi fare solo tu. Muti tombe in giardini, muti ossa in eserciti, alleluia, porti strade nei mari, lo puoi fare solo tu. Muti tombe in giardini, muti ossa in eserciti, porti strade nei mari, lo puoi fare solo tu, lo puoi fare solo tu, lo puoi fare solo tu. Alleluia, 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 alleluia. Tu sei colui che ha vinto. Tu hai la corona della vittoria. Tu hai la corona del vincitore. Noi sappiamo che tu sei il vincitore. Tu sei colui che ha trionfato e che trionferà per sempre. La corona della vittoria è tua e tu sei coronato re per sempre. Amen. Amen, amen. Alleluia, alleluia, ti adoriamo Signore, ti innalziamo, diamo pregio a quel sacrificio prezioso, glorioso e meraviglioso che tu hai compiuto per noi, Signore. Grazie, grazie per quella croce, grazie Gesù, grazie Signore, alleluia, te lo dobbiamo Signore, alleluia, tu hai vinto su quella croce, Signore. E noi ti dichiariamo vincitore, al di là di qualsiasi circostanza. Tu sei il re. Alleluia. Gesù, tu preghi per noi, e i tuoi angeli hai mandato. Da te noi prendiamo forza. La corona hai vinto tu, sei il mio aiuto e mi difendi, mio Signore amico sei, e per grazia io respiro e adoro te. La grandezza tua proclamo, e al tuo nome mi inginocchio, la paura tu zittisci, la corona hai vinto tu. La tua gloria riempie il tempio, la tua potenza su di me, e per grazia io respiro e adoro te.
Alleluia, sulla croce hai vinto tu per noi, alleluia, Gesù tu il mondo hai vinto già. Da sempre intercedi perché il mondo sia salvato, non conosci la sconfitta, la corona hai vinto tu, Gesù tu sei il Messia, la salvezza sono in te e per grazia io respiro e adoro te. Alleluia. Sulla croce hai vinto tu per noi, alleluia, Gesù tu il mondo hai vinto già. Sei il vincitore, hai trionfato sulla morte. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, ci hai vinto tu, ci hai vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, ci hai vinto tu, ci hai vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, ci hai vinto tu, ci hai vinto tu. La croce era compiuta e ti hanno seppellito, ma la morte non poteva trattenere il re dei re. Hai vinto sulla morte, le chiavi ce le hai tu, tu siedi in trionfo, alleluia. Sulla croce hai vinto tu per noi, alleluia, Gesù tu il mondo hai vinto già. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, ci hai vinto tu, ci hai vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, ci hai vinto tu, ci hai vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, ci hai vinto tu.
dichiariamo, alleluia! E questo muro cadrà per la potenza dello Spirito. Amen. 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 Anche il microfono. Perfetto. Gloria a Dio. Grazie Signore, perché la morte non ha potuto trattenerti, così non potrà trattenere nessuno dei tuoi figli che veramente credono in te. Il target nostro non deve essere quello che raggiungiamo su questa terra, ma deve essere quello che Dio ha promesso e ha preparato per l'aldilà. Quindi ci possiamo sedere, ringraziamo il Signore per questa nuova giornata. Questo fischia se è acceso? Ok. È stato dato un consiglio molto saggio questa mattina dal pastore in apertura del culto. Abbiamo un'ora e mezza, due ore, quelle che sono, cerchiamo veramente di trasformarle in tempo di qualità. Quindi veramente la parte che compete a noi, no? È una piccola parte, ma è fondamentale, è quella di non permettere alle spine dei pensieri e a le preoccupazioni, i problemi, le vicissitudini, il dopo che dobbiamo fare, di inquinare questa ora e mezza, questo tempo. Facciamo la nostra parte perché Dio sicuramente farà la sua. Allora questa mattina intanto benediciamo il pastore Romolo e sua moglie, la diaconessa Miriam, che sicuramente ci stanno seguendo in streaming. Un grande abbraccio, ci mancate, il Signore benedica il vostro riposo. Insieme a loro benediciamo anche tutti coloro che sono in ferie o sono ovunque il loro cuore li abbia portati. Sappiate che vi amiamo e vi benediciamo. Signore, vi benedica. Oggi parliamo di un argomento un po' complicato, perché è uno, forse è l'argomento più importante della parola di Dio. Dire il vero no, perché l'argomento più importante è sempre Gesù, no? Però subito dopo Gesù viene questo argomento qua, un argomento che noi in questa comunità stiamo toccando con mano, no? La ricostruzione. Dal momento in cui noi di vero cuore diamo la vita al Signore, ecco che incominciamo, insieme a Dio, a ricostruire la nostra vita. Logicamente, se siamo inseriti in una comunità, non è sbagliato dire che se costruiamo bene le nostre vite, costruiamo bene anche la comunità. Ciascuno secondo i suoi talenti, i suoi ruoli, i suoi ministeri. Però nessuno si senta escluso da questa ricostruzione, perché sia il pastore sul pulpito che il singolo fratello sulla sedia in fondo fanno parte di una maglia che deve essere ben legata ed equipaggiata. Per fare questo qua, secondo me è molto importante partire sempre dalla scrittura, quindi brevemente, per addentrarci poi nella parte spirituale, un piccolo, no, panorama geopolitico che non fa mai male. C'è un periodo molto complicato della storia di Israele, perché noi sappiamo che ogni volta che noi leggiamo Israele è come che noi leggessimo Chiesa, no? Questo è molto importante, fatta eccezione di alcune promesse, ma non riguarda l'argomento di oggi. C'è stato un momento in cui, per i loro peccati, per la loro incredulità, anche poi per la volontà di Dio, no? Che già quando Mosè le aveva tirate fuori fece una profezia, no? Vengono deportati, quindi la parte nord viene deportata circa 150 anni prima, la parte sud viene deportata nel 586. La deportazione che cosa vuol dire? Vuol dire che arriva la popolazione di turno, che questa volta erano i babilonesi, che con la forza vengono, distruggono la tua città, distruggono le tue mura, il tuo tempio, e ti portano in cattività come schiavo, come lavorante, e ti annettono al loro impero. Quindi di fatto l'Israele, quindi Giuda, Regno del Nord, ma Israele come cessa di esistere. Questa deportazione dura 70 anni. A un certo punto cosa succede? Succede che Dio decreta che questa deportazione è finita, incomincia a mettere un peso nel cuore a uomini tipo Zorobabele, tipo Esdra, tipo Neemia, un peso nel cuore di ritornare
nella terra di Israele per ricostruire quello che era andato perduto. E, logicamente, quando Dio mette un peso nel cuore a qualcuno reale, e questo è già un primo, chiamiamolo, insegnamento, logicamente Dio crea anche le circostanze favorevoli, perché così come aveva parlato a Neemia, a Zorobabele, a Esdra, aveva messo nel cuore di Ciro, piuttosto che di Artaserse, cioè i re persiani che avevano poi a loro volta preso con la forza i caldei, i babilonesi, di permettere questo ritorno, perché a Neemia, per esempio, viene dato anche del legname, oltre che l'autorizzazione a ritornare indietro. Quindi questo qua è il panorama. Quindi c'è questo uomo, Neemia, e questo uomo, Esdra, insieme a Zorobabele, però concentriamoci sui due libri della parola di Dio, Esdra e Neemia, che tornano da Babilonia alla Giudea per ricostruire il Tempio, il culto levitico nel caso di Esdra e le mura nel caso di Neemia. È importante questa cosa qua, subito. Qualche considerazione a freddo per poi addentrarci poi. Il nome Esdra significa aiuto di Dio. Il nome Neemia significa conforto di Dio. Quindi questo è già una cosa molto importante per noi oggi che ricostruiamo la nostra vita. Con l'aiuto di Dio e il conforto di Dio tu sei destinato a riuscire a ricostruire la tua vita nel modo corretto. Ogni cosa che noi, dando sempre per scontato che abbiamo dato di vero cuore la vita a Dio, ogni cosa che noi facciamo, ok, è foraggiata dall'aiuto e dal conforto di Dio, quindi tu non puoi fallire. Il nostro maestro ci ha destinati a vincere, come no, abbiamo sentito tante volte. Questo però non deve essere una scusante per fare un errore grossolano. E l'errore grossolano è questo qua. Ah, ma il Signore credo che mi abbia detto che io prendo e faccio questa cosa. No, tu riuscirai nella ricostruzione, riuscirai a realizzare questi equipaggiamenti di Dio, queste promesse di Dio, soltanto se tu sei sottomesso alla volontà di Dio. Quando Mosè tira fuori il popolo dall'Egitto e poi lo fa passare per 40 anni attraverso il deserto, non è che è riuscita la faccenda perché Mosè era un grande condottiero o perché Dio dava aiuto e conforto, ma soprattutto era nella volontà di Dio che questa cosa succedesse. Questo è molto importante per noi. Quando tante volte diciamo, ma io non vedo i miei progetti andare a buon fine, sto pregando tanto, ma tu sei nella volontà di Dio? O ti fermi semplicemente a proclamare il qualunque cosa chiederete nel mio nome, io ve la darò. Sì, ma se non è nella volontà di Dio, tu puoi chiedere quello che vuoi. Ecco perché è importante ricostruire nel modo giusto e imparare da Neemia in questo caso, uomo di preghiera, coltivare la comune adunanza. Perché in queste cose il Signore si muove nel dubbio, perché conoscere la volontà di Dio è la cosa più difficile per noi cristiani. Nel dubbio bisogna fare le cose più semplici, no? La prima, rimanere nella parola di Dio, quindi non andare a inventarti chissà quale chiamata personale o chissà quale cosa, no, perché il Signore mi ha fatto capire che questo non è il mio posto, me ne devo andare, perché mi hanno detto che devo aprire. Non si muove così il Signore. Il Signore guarda la tua e la mia fedeltà. Colui che è fedele nelle piccole cose sarà fedele nelle grandi cose. Intorno a te non hai delle piccole cose, hai una moglie, un marito, piuttosto che dei figli, piuttosto che un lavoro. Il Signore si aspetta che noi facciamo ogni cosa come la facessimo per il Signore in queste, tra virgolette, piccole cose. Se noi riusciamo in questa impresa, sicuramente il Signore ci utilizzerà per la ricostruzione della sua volontà qui. Tu e io non possiamo voler andare a predicare alle masse o voler fare chissà che cosa se non riusciamo a governare la nostra famiglia. Questa è la realtà, almeno quello che io credo che sia così. Poi c'è un'altra cosa da dire, no?
che viene fuori dal capitolo 3 del libro di Neemia, che spero che possiate spendere un pochino di tempo per... Quando l'opera incomincia, ognuno, ogni famiglia, ogni tribù incomincia a costruire un pezzo di questo muro. Quindi, in poche parole, la famiglia del pastore costruisce quel muro là, la mia famiglia costruisce questo muro, la famiglia di Ion costruisce questo, e ogni famiglia costruisce una parte. Ma non è che quando la costruzione delle mura, no, di questi pezzi finisce, il pezzo del pastore finisce qua e il pezzo mio finisce qua. Questo è importante. Cioè, almeno per me è stato molto importante. Cioè, noi quando ricostruiamo, no, quando facciamo qualcosa che crediamo che venga da Dio, è veramente da Dio? Oppure, non dico in malafede, oppure tante volte abbiamo questa voglia di fare, questa voglia di agire, che non prendiamo mai in considerazione l'insieme della Chiesa, in questo caso della comunità locale, perché il bene della Chiesa viene prima del mio bene. Questo è importante e viene fuori da questi due libri, in particolar modo dal libro di Neemia. Ripeto, sono considerazioni queste che faccio a freddo prima di entrare in una parte un pochino più di insegnamento, ma nulla di che, però è importante che capiamo questa cosa qua. Noi tante volte incominciamo a costruire un'opera e non ci rendiamo conto che andiamo a pestare i piedi a quello che sta facendo un altro, ma questo pestare i piedi non è che tu stai pestando i piedi a lui e quindi fai una cosa a lui, no, tu stai facendo male all'opera di Dio. La Chiesa si deve muovere insieme, si deve muovere compatta. La ricostruzione delle mura di Gerusalemme rappresenta l'unità della Chiesa che collabora all'avanzamento dell'opera e del piano di Dio su questa terra, ovunque Dio ti manderà. Quindi non è possibile che mentre io costruisco qualcosa, la mia opera va a intralciare, o peggio ancora va a rovinare l'opera di qualcun altro. Ah no, io ho letto, sono sicuro che è parola di Dio, sei sicuro tu, è sicuro lui, però intanto quando mettiamo insieme i pezzi crolla tutto. Quindi questa sicurezza, forse è meglio fare un passo indietro, un passo di umiltà e dire: Signore, rivela in mezzo alla tua assemblea, in questa comunità di insieme, in questo unico spirito che tante volte diciamo di avere, qual è la tua perfetta volontà. Dio ha dato dei ministeri, Dio ha dato dei doni, ok? E questi doni vengono riconosciuti dall'assemblea quando l'assemblea prega veramente, facendo quell'ora e mezza di qualità. Perché senza quella qualità, senza quello spegnere il cervello, tu non stai neanche pregando. Scusate se sono molto... Se vogliamo andare avanti, dobbiamo ricostruire nel modo giusto, altrimenti sono solo parole. C'è un prezzo da pagare. Per esempio, quando la prima cosa che mi viene in mente è quando Artaserse dice: sì, vai pure, vai in Giudea, vai a fare quello che devi fare, l'importante è che torni, dimmi solo quando torni, io ti do le lettere, ti do il legname, ti metti in grado di fare, tu vai. Allora, il ritorno, per chi non lo sa, il ritorno dai Caldei, da Babilonia a Gerusalemme, è stato un ritorno a bocconi, no? Il primo fu Zorobabele, questo perché era stato profetizzato che non mancherà mai un re sulla casa di Davide. Zorobabele, discendente di Davide, lo chiamano governatore, ma è come che fosse un reggente. Poi è stata la volta di Esdra, e infine Neemia. Però in tutte e tre i ritorni in patria, non è che sono tornati tutti da Babilonia. Questo è importante, perché nei 70 anni di questa cattività, che poi non era così una cattività, perché in 70 anni questi ebrei si sono poi legati a donne e uomini babilonesi, hanno iniziato a fare i loro traffici, il loro artigianato, le loro vite si sono spostate da qui a là. Quindi loro si erano costruiti una zona di comfort. Quando noi ci costruiamo una zona di comfort, che non è sbagliato, perché dobbiamo essere fedeli nelle piccole cose, quindi il tuo negozietto, la tua bella casa, la tua bella famiglia, i tuoi amici, i tuoi soldini, la tua macchina, le tue cose, non è sbagliato, sono benedizioni di Dio, però devi essere pronto a rinunciare a quel comfort per fare l'opera di Dio.
Neemia prese e andò. E Neemia era il coppiere del re, cioè non è che era uno che mendicava, che non aveva niente. Ma sai, è facile per chi non ha niente fare lo slancio di fede. No, cioè, lo slancio di fede, se il Signore parla al tuo cuore, lo devi avere tu perché sta parlando a te. E tu devi essere pronto a mollare, che è una brutta parola, ma è così, a mollare la tua zona di comfort, perché molte volte lo Spirito di Dio ti porterà dove tu non vuoi essere andato, dove tu non vuoi andare. E quello è il tuo esame. Tu cosa risponderai? Ah, Signore, manda me, Signore, manda me. Poi però, quando è ora di andarti a sedere di fianco a un bisognoso, cosa ne so io, andare là? Ah, no, no, sai, io non sono molto portato. Se il Signore parla a te, vuol dire che tu hai le carte in regola. Quindi abbiamo fissato dei punti. Essere sicuri. Il Signore mi ha detto, prima di dire una cosa del genere, siamo sicuri. Non è un disonore dire io non ho ricevuto niente dal Signore, rimango umile in preghiera. Non sei un cristiano di serie B, sei una persona timorata di Dio che sa quello che dice. I caos più grossi nelle comunità succedono proprio quando sorge il finto profeta, il sedicente pastore, il sedicente evangelista. Il Signore mi ha detto, mi ha fatto, mi ha detto, tum bom bam, poi alla fine uno se ne va, quell'altro sta male, quell'altro crea un problema, lui parla dietro a quella. Questi non sono i doni di Dio, questa è un'altra cosa. Lo dico prima per me. Ok? Poi c'è un altro fatto molto importante, sempre a parere mio. Se tu costruisci un tempio, il rito levitico, ma non costruisci le mura, oppure se tu costruisci le mura, ma non costruisci il tempio, non ha senso. Dio non vuole che tu ricostruisca la tua vita in modo parziale. La parola di Dio dice che ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a preparare, affinché l'uomo di Dio sia ben preparato, equipaggiato per compiere ogni opera. No? Scusate, non la so a memoria, ma salvate il concetto. Quindi dobbiamo smettere di avere questo, non lo voglio chiamare spirito, ma questa attitudine di parzialità. Diciamo sempre che noi vogliamo andare avanti, che vogliamo vedere la gloria di Dio, che la Chiesa si riempirà, che è vero, l'ho ricevuta io, però dobbiamo anche essere pronti a questi eventi. Perché Dio fa la sua parte, ma una piccolissima parte, no, perché la nostra parte piccolissima è quella di aprire il cuore con sincerità, tutto il resto lo fa il Signore. Però dobbiamo farlo, vogliamo andare avanti o no? Se vogliamo andare avanti dobbiamo metterci allo specchio e dire Signore, io sono parziale. Signore, a me quel fratello dà fastidio, non lo riesco a amare, non è uno scandalo, il Signore lo sa, non è che se mi fai un sorriso poi quando esci di là dici peste corna, Dio non lo sa, tu devi rispondere a Dio così come devo rispondere io. Quindi una comunità sana si basa sulla verità e sull'amore e non sulla parzialità. Se tu hai solo fede, ok, scusa, il tuo è sempre impersonale, vale per me, non sentitevi chiamati in causa, il tuo è impersonale, no? Se tu hai solo fede e questa fede non conduce a un cambiamento di vita, come lo vogliamo chiamare, la trasformazione della grazia, boh, se questa fede non ti trasforma, se questa fede non porta un'edificazione, quindi anche un avanzamento, perché la prima domenica che vieni in chiesa ci sta, che tu ti accontenti del Signore, ti ama, che è la cosa più importante, ma dopo 5 anni tu devi vedere un avanzamento anche nell'edificazione personale, perché altrimenti cosa stiamo facendo? Quindi se questa fede non ti porta a una trasformazione, non ti porta a un'edificazione, soprattutto non ti porta a compiere delle opere degne, è una fede senza senso. Non c'è bisogno che io stia a citare la lettera di Giacomo perché la conoscete meglio di me. Allo stesso tempo, se noi ci illudiamo, e questo è proprio l'errore antivangelo, questo antivangelo della grazia, di fare le opere, quindi io mi sono comportato bene, ho fatto delle opere, mi sono edificato, però tutto quello che ho fatto in cuor nostro sappiamo che non è frutto di fede sincera e di comunione con Dio, questo è il peggio del peggio e senza senso. Quindi Dio vuole che noi ricostruiamo nel modo corretto senza parzialità,
Questo non vuol dire essere, non lo so, dei Paolo piuttosto che dei Geremia. Significa dire io nel piccolo delle mie cose, nel piccolo della mia vita, io cerco di essere completo per i talenti che il Signore mi ha dato, per i ministri che il Signore mi ha messo di fianco, ai quali mi devo appoggiare, ma non devo galleggiare sulle loro spalle. Perché è vero che il Signore ha dato dei doni alla comunità e è giusto usare i doni, ma non è giusto abusare, perché tante volte noi ci appoggiamo, perché magari imparare qualcosa costa tempo, perché se io per esempio voglio leggere il libro di Neemia, che sono, non lo so, 12-13 capitoli, quelli che sono, io ho bisogno che un'oretta la sfogli la parola di Dio. Non posso dire, senti pastore Gianluca, mi puoi spiegare il libro di Neemia? Te lo può anche spiegare, però la parzialità, cioè il non essere più parziali, va anche dal tuo impegno e disciplina nel... Quindi queste cose qua, per partire, per ricostruire. Altrimenti non si ricostruirà mai bene. E dopo ci abbiamo un bel da dire, ma non è la volontà di Dio, ma è Satana che mi tenta. No, non è né Satana né Dio, no, sei tu che hai confuso il messaggio biblico o cosa con qualcos'altro, e ci sta, io lo faccio tante volte, però il Signore è fedele, buono, ci perdona, però l'umiltà di dire Signore, io non ho capito niente, aiutami. Adesso ci addentriamo un pochino brevemente, un attimo in un passo che secondo me può fare capire ulteriormente tante cose. Ho voluto solo fare appunto delle considerazioni così a freddo perché le ritenevo doverose. Quindi l'abbiamo detto, finisce questo esilio e incomincia l'opera di restaurazione, di ricostruzione. Questo simboleggia l'esilio per eccellenza. L'esilio è un'altra cosa su cui vi invito a pensare, no? Perché fondamentalmente l'uomo vive un esilio e l'uomo che nasce di nuovo ne vive due. L'uomo che è nel mondo, quello vive perennemente in esilio e crede di andare avanti, in realtà essendo lontano da Dio, lui è esiliato da Dio e alla fine farà il suo decorso. Chi tra di noi è nato di nuovo invece sa un'altra cosa, sa che quando io conosco il Signore, quando tu hai conosciuto il Signore, ieri, 50 anni fa, è finito il tuo esilio, incomincia una vita nuova da ricostruire, l'abbiamo detto, con l'aiuto di Dio e con il conforto di Dio, tu sei destinato a farcela, se sei autentico. Però inizia un altro esilio, perché la nostra casa è nei cieli. Quindi tu e io viviamo da esiliati su questa terra fin tanto che il Signore non ci richiamerà a casa o non tornerà. È un po' come quando si celebra la festa delle capanne, no? Quello significa che noi viviamo in questa capanna costantemente in una terra che non è casa nostra. Casa nostra è nei cieli, per chi crede. E su questa terra però è importante che noi ricostruiamo nel modo giusto. Perché? Perché se ricostruisci nel modo giusto, tu farai due cose in una. Uno, ricostruirai la tua vita e vedrai veramente vere le promesse della parola di Dio nella tua vita. E poi la tua vita e tu servirai per costruire l'opera di Dio sulla terra, la gloria di Dio. È bello dire che il Signore ricostruisce la tua vita affinché tu sia felice, in parte è anche vero, però ancora prima viene la sua opera. Quindi questa è l'attitudine. Noi siamo servitori. Servitori che il Signore onora e tutto, però siamo servitori. Questa è la nostra posizione. Allora, se per piacere, quindi scusate, due schieramenti, il Neemia di turno che va e ricostruisce il tempio e dall'altra parte gli oppositori, che in questo caso sono i governatori di questa terra annessa all'impero persiano, il Ponzio Pilato di 500 anni prima, che si chiamano Sanballat e Tobia. E non è sbagliato accostare questo Sanballat e questo Tobia all'opera del diavolo e dei suoi sottoposti che vogliono interferire con la ricostruzione della tua vita e quindi con l'avanzamento della Chiesa e dell'opera di Dio. Quindi se per piacere
Aspetta che... Allora, Neemia capitolo 4. Neemia capitolo 4, leggiamo dal verso 1 al verso 3, è sufficiente. Grazie. Quindi abbiamo spiegato chi sono Sanballat e Tobia, no? Quando Sanballat udì che noi costruivamo le mura, si adirò, si indignò moltissimo, si fece beffe dei giudei e disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria: che fanno questi giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno forse rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere consumate dal fuoco? Tobia l'ammonita che gli stava accanto disse, quindi il suo braccio destro: costruiscano pure, se una volpe ci salta sopra farà crollare il loro muro di pietra. Quindi qua cosa succede? Mi aiuto con... Succede che a un certo punto non sono più solo parole quelle che Neemia aveva detto al coppiere, che Neemia aveva detto al re, ma Neemia sta veramente costruendo qualcosa, cioè si incomincia a vedere qualcosa che dalla terra viene su. E allora questi due esseri che sono contro la Chiesa, sono contro l'opera di ricostruzione, incominciano a discutere tra di loro. Mi metti per favore dal verso 1, che così lo leggo da lì, grazie. Quindi la prima cosa che succede, questa reazione a freddo qua fa: si indignò, si adirò moltissimo e si fece beffe. Quando l'ho letta io tempo fa, c'era scritto, li disprezzò. Quindi quando tu dai la vita al Signore e quindi inizia questa tua opera di ricostruzione, ok, il primo acchito dell'altro schieramento, quindi del principe di questo mondo, di Satana e di chi lo segue, è il disprezzo, l'indignazione e le beffe. Questo qua, fratelli, è un prezzo che noi dobbiamo essere disposti a pagare. Io vi posso raccontare di me. Quando noi siamo autentici e quindi quando noi abbiamo dato la vita a Dio e incominciamo a costruire la nostra vita e quindi a collaborare con l'avanzamento del regno di Dio sulla terra, succede che cambia il nostro modo di vedere le cose. Succede che a casa mia i problemi non si risolvono più prendendoli di petto, ma si risolvono pregando. Succede che a casa mia, se ho mia figlia che incomincia ad essere un adolescente, cerco di dare un'improntatura di vita, un'improntatura nel vestiario, un'improntatura di modo di fare che sicuramente è differente da quello del mondo. Devi essere pronto a sentirti dire, come hanno detto a me, tu tieni le tue preghiere che io mi tengo il conto in banca. Devi essere pronto a sentirti dire, quello manda in giro i figli come degli emarginati e come degli sfigati. Il mondo si farà sempre beffe di te, ma Satana si fa beffe di te perché sa che tu sei dalla parte del vincitore. Quindi in qualche modo cerca di fare leva su un orgoglio che non dovrebbe esistere più perché siamo morti in Cristo. Fondamentalmente a me, di quello che dice Sanballat di me, a me non me ne frega niente perché io so che ho scelto la parte del vincitore. Però tante volte nella vita diciamo che siamo morti in Cristo, ma poi no, ritornano i fantasmi. Ecco perché dobbiamo stare perseveranti nella preghiera, perseveranti nella parola di Dio, perché è un combattimento quotidiano. Vai avanti, per favore, scusate. Che fanno questi giudei indeboliti? Li lasceremo fare, offriranno sacrifici, finiranno in un giorno? Questa è una parte importantissima. Non dobbiamo mai metterci a discutere. Quando abbiamo dato la vita al Signore,
noi non dobbiamo mai metterci a discutere con il mondo e non dobbiamo mai metterci a discutere con Satana o con chi per lui. Questo perché? Perché noi dobbiamo sempre tenere presente che da quando abbiamo dato la vita a Dio cessiamo di essere noi per come ci conosciamo e incominciamo a essere quello che Dio dice che siamo. Ecco perché il popolo perirà per la mancanza di conoscenza, perché se tu non hai conoscenza, tu ascolterai questo. E quello che ha detto nel mondo, come posso dire, di carne, nel mondo terreno, è vero. Questo è il problema. Il problema è questo qua. Tu sei debole, sì, io sono debole, ma fammi capire una cosa, ma cosa dice la parola di Dio? Che io devo essere Golia? No. Dice che io devo usare la forza di Dio. Questo è il messaggio dell'Evangelo. Tu non ricostruirai per la tua forza o per i tuoi meriti, tu ricostruirai per l'aiuto di Dio, per il conforto di Dio, ma soprattutto con la forza di Dio, che si manifesterà sempre di più in base alla tua debolezza riconosciuta nella tua umiltà. Sei indebolito? Sì, sono anche orgoglioso di essere indebolito. Perché quando ero forte ed ero nel mondo ho fatto solo casino. Offriranno sacrifici, li lasceremo fare? Li lasceremo fare? E poi, scusami, mi collego all'ultimo verso, dopo torna qua per favore. Costruiscano pure. Li lasceremo fare? Si fa la domanda e si risponde da solo. Perché? Perché quando tu sei nella volontà di Dio, nessuno ti può impedire di portare a termine quel progetto. E ragazzi, badate bene che questi due qua, questi due soggetti qua, nel pratico, avevano l'esercito. Cioè, quando all'epoca che poi venne Gesù con Ponzio Pilato, che i giudei fondamentalmente tramite zeloti e farisei cercavano comunque questa ribellione, loro aspettavano il Messia che liberasse dal giogo dei romani, ok? I romani avevano l'esercito, ecco perché non si liberavano dal giogo. Questi qua era la stessa cosa. Cioè l'esercito persiano sottoposto a questi due governatori in Giudea avrebbe potuto prendere il muro e il tempio di nuovo in un'ora. Però non succede. Sono solo parole. Perché tu sei destinato a vincere. Se tu sei nella volontà di Dio e stai costruendo un'opera per la gloria di Dio, per la sua Chiesa e per l'avanzamento del suo regno, nessuno ti potrà fare del male. Vi ricordate quando, non mi ricordo a modo il passo, però salvate il concetto, Gesù praticamente fa un esorcismo, no? E questi spiriti li butta in un branco di maiali. Questi maiali cosa fanno? Si cacciano giù dalla rupe, ok? Quindi muoiono tutti in mare. A quel punto lì il popolo che non aveva capito niente, che il loro sostentamento erano solo i maiali, si arrabbiano. Ma nessuno osò mettergli le mani addosso. E lo stesso vale per te. Nessuno ti impedirà di andare avanti e nessuno ti metterà mai le mani addosso, perché tu sei nella volontà di Dio quando ricostruirai. Torna per favore indietro, scusa. Offriranno ancora sacrifici, finiranno in un giorno. Io l'ho sperimentato nella mia vita, da piccolo uomo di fede, tante volte si ci stanca. Tante volte noi facciamo come Esther, no? Quando Mardocheo gli va a dire: devi andare a intercedere per noi perché sta succedendo qualcosa. Ah, ma sai, sono già tanti giorni che il re non mi riceve. Tu hai il coraggio di offrire i sacrifici anche quando non ti senti degno, anche quando non... Se tu sei in Cristo, questo modo di pensare te lo devi togliere. Ok? Se qualcosa non va nella tua vita, ti metti a posto, chiedi perdono, ma non stai isolato perché secondo te non sei abbastanza santo o perché ti stanchi di offrire dei sacrifici, la tua lode, perché vedi che la tua vita non cambia. No, devi perseverare.
nella lode, nell'adorazione, nella preghiera, il giusto per fede vivrà, tu devi andare avanti, hai messo mano all'aratro. Non puoi avere una fede che si sposta e oggi urlo, ballo, canto, magari nell'euforia mi sbatto anche per terra e domani perché mi diagnosticano qualcosa o perché mi chiudono il salone o perché, non sai, adesso sto leggendo poco, mi sento mancante. In Cristo tu non sei più un peccatore. Tu sei un uomo, una donna che magari sbaglia, ma non è più un peccatore. Ecco perché è importante posare i piedi sui fondamenti della parola di Dio. Non solo il perdono dei peccati, ma la giustificazione per fede. Eh sì, siamo giustificati, però sai, poi sbaglio tanto. Ma scusa, ma se una giustificazione scade, ma mi spieghi che giustificazione è? Però, col cuore in mano, veramente, cioè, dobbiamo essere noi a voler appropriarci delle promesse, non un sentito dire. Perché altrimenti per il sentito dire, finché il sentito dire bene è tutto a posto, ma quando il fratello di turno magari, non voglio dire che si perde, però sai, sono uomini come noi, sbagliano, cosa fai? Amena un errore? Vogliamo il discernimento, però prima ancora del discernimento abbiamo una parola che va letta. No? Questo è. E poi la parte più importante, dopo vi lascio stare perché secondo me di carne al fuoco ne abbiamo. Ho voluto giusto mettere un po' a fuoco una parte di scrittura. Faranno forse rivivere delle pietre sepolte sotto un mucchio di polvere consumato al fuoco? Questa è una domanda che tu ti devi porre tutti i giorni. Però te la devi porre. Non puoi accontentarti del ho dato la vita al Signore, mi sono battezzato. No, tu ti devi porre questa domanda. Tu credi che Dio è potente da far rivivere le pietre sepolte sotto mucchi di polvere consumate dal fuoco? Ma amen, però. Noi non ricostruiremo nulla senza quella fede lì. Una fede disposta a ricevere il no che viene da Dio, perché quella fede lì produce ubbidienza, produce pazienza, produce umiltà, ma una fede che nonostante riceve il no sa che crede nei miracoli. Non è o l'uno o l'altro, non è la parzialità. La fede che tu hai, ok, è una fede che è disposta a credere al miracolo, che è disposta a credere, l'abbiamo detto prima, che le ossa secche tornano in vita, ma che quando non succede, per motivi che competono a Dio, non si sposta. Anzi, ringrazi per il no, impari l'ubbidienza e l'umiltà. Tutto quello che noi leggiamo nella parola di Dio, noi tante volte, scusate questa digressione qua, facciamo l'errore di pensare che sia la normalità. Qui non è la normalità. Perché qui Dio ci parla di un tempo speciale, di epoche speciali, di uomini con chiamate speciali, di la nascita della Chiesa a Pentecoste, un evento speciale. Dire che sono eventi straordinari non vuol dire che io non credo che Dio può riprodurre le stesse cose oggi, ma vuol dire che Dio concede dei segni, delle benedizioni, delle unzioni, delle chiamate per la sua volontà e per il suo regno. Se Dio ha decretato nella mia vita che quello che devo fare è andare a predicare davanti a un Conad, Dio mi equipaggerà per andare a predicare davanti a un Conad. Se tu sei quello che è andato a chiamare, che è stato chiamato per predicare in Corea del Nord, permettimi di dire che le due misure di fede devono essere molto differenti, o no? Quindi rimaniamo in questa attitudine. Se tu vuoi ricostruire, l'ingrediente fondamentale è la fede. Senza questa fede tu non ricostruirai, perché fondamentalmente metterai in discussione anche che Dio ti aiuta, anche che... Fatevela questa domanda, non è un disonore.
Ci fu un padre che disse a Gesù quando fa: sì, Signore, io credo, però vieni in aiuto alla mia incredulità. È molto meglio avere il target basso, che non vuol dire non avere visione, che non vuol dire non credere che Dio può far rivivere i morti, ma semplicemente essere consapevoli che siamo davanti all'Iddio onnipotente, ci vuole timore e tremore. Noi tante volte, proclamando e facendo le cose, abbiamo perso questo timore di Dio. Allora veramente sia un inizio nuovo per questa nuova comunità, che purtroppo ha pagato il prezzo di alcune scelte, di alcuni comportamenti, ma noi amiamo e andiamo avanti secondo l'attitudine che Dio ci ha dato, ma vogliamo essere, noi non vogliamo, almeno io non voglio denunciare un errore per fare di peggio, io voglio denunciare un errore perché quando tocca a me, io non commetto lo stesso errore. Tante volte no. Ah, io sono pronto a servire il Signore, ma ci dimentichiamo che come qua l'opera di Dio nasce nel disprezzo. Tu non servirai il Signore seduto a casa con un tablet. Tu servirai il Signore in mezzo alla gente, in mezzo a ambienti sconvenienti, in mezzo probabilmente a dei tabù, dove questo disprezzo all'inizio sarà il prezzo da pagare. Ma su questo disprezzo, in questo disprezzo, l'opera di Dio incomincerà a edificare, a ricostruire. Questo disprezzo, queste opposizioni diventeranno benedizione per te e per tutte le persone che ti stanno di fianco. Quindi voglio solo pregare alla fine, se ci alziamo in piedi. Signore, veramente fa che noi abbiamo una fede che crede che le pietre possano rivivere, Signore. Non vogliamo fare che, usciti da questa porta, ci dimentichiamo di quello che hai voluto comunicarci oggi, Signore. C'è un'immagine bellissima nel libro di Neemia che rappresenta il servo di Dio perfetto che con una mano costruisce e con l'altra mano impugna la spada per difendere. Non puoi essere solo un costruttore, non puoi essere solo un guerriero. Con Dio e in Dio sarai entrambi. Signore, ti prego, facci gustare in questa comunità un tempo in cui sorgono tante persone che con una mano costruiscono e che con l'altra impugnano la spada, Signore. Ti prego, Signore, fa che io per primo non sia mai un cristiano parziale, Signore, ma sia un cristiano ben equipaggiato, Signore. Rendici coraggiosi, Signore, quel coraggio che deriva dalla tua fede, Signore, non quel coraggio che deriva dall'incoscienza o da venti di dottrina particolari, Signore. Grazie, Signore, perché anche questa mattina tu hai fatto la tua parte, Signore, e per quanti hanno aperto il cuore, Signore, io sono convinto che tu hai dato una scossa, hai dato una carica, Signore. Ci hai promesso un tempo di raccolta per questa comunità, Signore. Fa che quando la raccolta arriverà noi non abbiamo ceste bucate, Signore. Veramente, Signore, rendici capaci di contenere una parte della tua benedizione, Signore. Il Signore vi benedica. Amen. Amen. Amen, amen. Direi che, come ha detto Diacono Davide, abbiamo carne al fuoco da cucinare, carne al fuoco da mangiare, da riflettere, perché mi faceva molto riflettere in ciò che ha detto anche dall'ultimo messaggio portato, della forza che è in noi, questa forza che tante volte noi stessi non crediamo di avere, ma questa forza non arriva come un lampo, no? Come qualcosa un lampo di luce, via, è entrata tutta la nostra forza. Questa forza si costruisce passo dopo passo. Se vuoi arrivare in cima devi partire dai gradini più bassi, come ha detto il diacono Davide. Un passo alla volta si può costruire, un passo alla volta ci cambia, un passo alla volta ci si trasforma. Questo trasformerà in primis la nostra vita, per trasformare la Chiesa, per trasformare il mondo.
12 uomini hanno ribaltato il mondo, perché non possiamo fare la stessa cosa anche noi? È che loro ci credevano fermamente, erano pienamente convinti in ciò che facevano e in ciò che dicevano. Quindi davvero grazie Signore per queste parole, perché voglio farle mie, voglio rivedere un attimo la mia vita, voglio vedere un attimo cosa c'è da ricostruire, chiudere quelle falle, chiudere quei buchi e davvero essere come abbiamo letto, che possiamo davvero ricominciare a costruire e nella certezza della fede che ci può far tirare su i muri al di là di tutto ciò che accade intorno a noi e di ciò che ci viene detto. Amen, amen. Voglio unirmi anch'io ai saluti da parte del Diacono Davide, al Pastore Romolo e alla Diaconessa Miriam, a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ci sono tanti, tanti che sono in ferie, adesso vi dico anche chi, o che almeno oggi non ci sono, per cui Josafat e famiglia sono via, Stefano e famiglia sono via, l'anziano Salvatore Susi appunto sono via anche loro, Beppe, Adele, Irene, Margaret, Serafino e Anna, questi ovviamente sono solo alcuni, Angela, insomma sono solo alcuni di quelli che mancano oggi, che davvero il Signore possa custodire il loro riposo se sono in ferie, custodire ciò che fanno e se stanno facendo altro, benedire coloro che entreranno in contatto con loro affinché davvero la luce di Dio possa essere portata ovunque e possiamo essere davvero quei focolai, ma non di virus, ma di influenza che si chiama Cristo Gesù. Ecco, questo davvero che possono essere dei veri influencer, che va tanto di moda quest'anno questa parola, essere degli influencer di Cristo e non di un qualcosa di vano, di effimero che non serve assolutamente a nulla. E quindi sono qui ancora una volta per chiedere i vostri soldini, i nostri soldini, soldini che servono affinché questa opera vada avanti. Abbiamo tante idee anche per il prossimo anno, abbiamo tante cose che ci piacerebbe fare, è chiaro che queste cose non vengono fatte da sole, serve anche il supporto materiale, la soldo, e quindi per quello che potete, per quello che riuscite, per quello che avete in cuore, vi chiedo di fare ancora oggi un'offerta. Se puoi mettere su un po' di musica, così mettiamo un piccolo sottofondo. Amen. Grazie Signore. Grazie Signore per ogni mano. Per ogni mano che è venuta qua e ha appoggiato quello che poteva, Signore. E ha messo in questo cesto quello che poteva. Davvero che tu possa benedire queste mani. Che tu possa benedire questo atto di volontà di queste persone. Affinché a queste persone non manchi mai nulla, questi fratelli non manchi mai nulla, che davvero le loro case, i luoghi dove sono, Signore, davvero possa la tua benedizione circondarli, possa la tua benedizione essere intorno a loro, possano gli altri sentire questa benedizione al di là di ciò che possono vedere, Signore, di ciò che possono avere.
davvero ti lodo, ti benedico, ti ringrazio. Dona a noi saggezza nell'amministrare questi soldi che sono tuoi, Signore. Sono tuoi, non sono nostri. Sono per la tua volontà, per il tuo regno, per le tue opere, per i tuoi progetti, Signore, affinché il tuo regno possa avanzare. Nel nome di Gesù. Amen. Camilla mi chiedeva di fare una testimonianza, quindi vieni pure. Scusate, ma insomma, mentre parlava il diacono Davide, poi tra una storia e quell'altra, ho proprio un cuore di farvi questa breve testimonianza, anche a conferma un po' di quello che il diacono Davide diceva prima, quando diceva di non sottovalutare mai quello che il Signore può fare nelle vite e che bisogna partire dalle piccole cose. Allora, due cose molto veloci. La prima, le donne sanno che quando c'è stata l'ordine delle donne ho portato una testimonianza un po' particolare rispetto all'aspetto esteriore. Però adesso molto velocemente dirò invece a tutti voi un'altra cosa. Chi mi conosce bene sa che non ho mai fatto sport in tutta la mia vita, che non sopporto lo sport, che non lo concepisco e che proprio sono la persona più sedentaria del mondo. Il Signore mi ha un po' risvegliato facendomi capire che questa sedentarietà era troppa, però siccome è buono e sa che io sport mai ne farò, mi ha spinto a cominciare ad andare a lavorare a piedi. Ed è da gennaio che io passeggio e mi piace camminare, è l'unica cosa che faccio. Bene. Altra cosa, andiamo al mare, sempre nello stesso posto da anni, sono tanti anni che prego il Signore che mi apra delle porte e piccoli spiragli ci sono, ma proprio porte grandi non ne avevo ancora viste. Però insomma sappiamo che il Signore conosce i suoi tempi. E, insomma, nella sua meravigliosa ironia sta succedendo una cosa buffissima al mare ed è questa. Tutti i giorni vado a fare delle passeggiate con delle donne diverse, poi una parla all'altra, mi hanno chiamata la personal trainer e chi mi conosce sa che è la cosa più sbagliata da dire, però mi chiamano la personal trainer delle donne della spiaggia, vado a passeggiare, ma sto testimoniando Cristo. Mentre passeggiamo testimonio la mia fede, prima con una, poi con un'altra, poi mi hanno detto adesso ne arriva un'altra, tu personal trainer portaci. Io cammino, passeggio, quindi nonostante non mi muova mai, Dio è buffo perché fa in modo che adesso il mio tratto distintivo sia il movimento, quindi non diamo mai limiti a quello che Dio può fare nelle vite delle persone. Confermo che lo sport è una cosa molto lontana da Camilla. Comunque. Ci sono persone nuove qui questa mattina? No? Tutti vecchi? Che il Signore vi benedica. Non sono abituato a chiedere preghiere, però questa mattina vorrei farlo. Vi chiederei di tenere nelle vostre preghiere questa settimana mia mamma. Non sta bene, è inutile entrare nei particolari, ma non sta bene. Quando non sta bene sono anche riflessi psicologici sopra, insomma. E quindi vi chiedo di pregare per lei, affinché il Signore la sostenga, affinché il Signore faccia quello. Lasciatevi ispirare dal Signore, solo magari un piccolo pensiero per lei. E quindi davvero io sono arrivato alla fine e quindi vi chiedo di alzarvi in piedi, chiuderei questa domenica con una richiesta. Teniamo presente ciò che è stato rivelato dal Signore a Davide, al diacono Davide. Teniamolo presente, riflettiamoci, non gettiamo questo qualcosa, perché è quel qualcosa che farà cambiare le nostre vite, che farà trasformare le nostre vite, e questo non farà altro che poter benedire gli altri. Quindi davvero, serbatelo nel cuore affinché davvero le nostre vite possano essere diverse, cambiate, trasformate, e che possiamo davvero usare quella forza che il Signore dona a tutti noi. Grazie Signore anche per questa domenica. Grazie Signore perché non è scontato che siamo qua, non è scontato poter innalzare lodi a te, non è scontato poter davvero alzare mani, lodare il tuo nome, Signore. Quindi davvero difendi questo gesto delle nostre mani alzate, Signore, affinché possiamo sempre alzarle per lodarti, per ringraziarti, per ricevere da te, per donare a te, Signore, quel poco che possiamo, Signore. Davvero ti lodo, ti benedico, ti ringrazio.
chiedo di proteggere ogni mio fratello qui presente, tutti coloro che ci ascoltano, tutti coloro che sono in vacanza, davvero tu possa proteggerli. Proteggerli come un muro di fuoco, Signore, affinché davvero la tua gloria sia massima. Amen. Che il Signore vi benedica.